Masterful Work è l'occasione per una ripartenza. È una ripartenza anche vista come resilienza, quindi resistere comunque a tutto quello che ci ha travolto. Gli artisti con cui mi sono confrontata, con cui ho avuto l'occasione di parlare in questo periodo tragico che ci ha colpito, hanno risentito sicuramente più del dovuto questa chiusura e hanno espresso tutto il loro dolore nelle loro opere. Infatti nell'ambito di questa mostra si potranno vedere molte opere che appunto hanno come tematica il Covid. Masterful Work è un'esposizione che viene ospitata presso l'incantevole Villa delle Arti, ovvero la Contea del Caravaggio Museum. Questa voglia di confrontarsi e questa possibilità di confrontarsi con altre realtà, con altri stati, con artisti appunto internazionali è stata molto molto ben vista dagli artisti italiani e soprattutto dagli artisti siciliani, quindi loro hanno veramente accolto con vero interesse e vero piacere questa mia iniziativa di creare questo luogo appunto dove potersi confrontare, dove poter fare arte, dove poter esporre. Il MAS è nato una settimana fa. Come nasce MAS? MAS è Movimento Artistico Stilnovista, nasce per dare una nuova impronta all'arte contemporanea, riprendendo soprattutto i miti classici. Quindi andiamo sempre a riprendere i grandi maestri in quest'epoca praticamente molto modernizzata. Quello che noi promuoviamo è l'arte a 360 gradi. E siamo nati ora, quindi cercheremo in tutti i modi di andare a proporre sempre cose nuove. Quello che creo io è l'arte antica, è una scultura che una volta i greci sono stato un popolo che hanno iniziato a creare l'immensità delle colonne e poi sono arrivati i romani e il resto. La pietra, chi Avate Agrigento, ad esempio, noi abbiamo tanti templi, chi vede una pietra dice una pietra, ma se tu guardi attentamente quella pietra c'è l'anima del popolo, c'è l'anima di qualsiasi cosa che tu hai vissuto in quel momento. È il punto guardando che ti inizia a dire questa è vita, questa è creazione e rimarrà a lungo per centinaia e centinaia e centinaia ancora di anni. Questa è la mia prima esposizione e sono molto emozionata, molto felice e soprattutto sono orgogliosa del primo traguardo, primo obiettivo e spero di continuare in questa strada. Sicuramente poi ci saranno nuove mostre, nuovi progetti e quindi sono felice che potrò partecipare. Per quanto riguarda l'opera è un 70%, sono le misure, è una tecnica mista in quanto lo sfondo è realizzato con acrilico, mentre l'opera centrale è realizzata tutta con colori a olio. La mia opera, come vedete, è un'opera astratta. Cioè, sono tornato perché io da una quindicina d'anni sono un acquerellista, però mi piace ritornare a fare l'artista. Qua mi sento veramente libero nel creare e realizzare quello che voglio io. E come vedete è una formazione, una composizione grafico-coloristica di forme ondulate, modulare, di cui io vado fiero di questi lavori.
Le mie opere sono realizzate con la pietra lapica, esattamente con la pietra lapica, su un supporto in legno. Pietra lapica che io personalmente prendo nella zona della nostra Etna, la seleziono, la riduco in granelli e poi la setaccio per realizzare queste opere che hanno un formato di 22x22, quindi sono delle formelle. Di queste opere c'è una installazione costituita da 250 di queste opere per un'altezza di 5 metri e una larghezza di 2,50 m, di cui ho fatto un'esposizione a Milano. Queste quattro formelle sono una parte di quella installazione. È stato un progetto pieno di, appunto, di sorprese, molto emozionante, che abbiamo portato avanti con non pochi sacrifici appunto per questo discorso del Covid, però siamo orgogliosi di presentare le nostre opere nonostante queste difficoltà. Per realizzare la mia opera ho usato la tecnica mista, dato che lo sfondo è fatto in acrilico, e poi una tinta su tinta con colloglio d'olio.